Emergenze musicali, siamo arrivati alla puntata numero 16 di questa seconda stagione. Io sono sempre Dario Albertini con la voce un pochino nasale, è già qualche giorno che sono in compagnia delle B al posto delle M o quasi, e delle D al posto delle N, ma non importa. Tutti i nostri appuntamenti, ve lo ricordo, musica indipendente italiana, podcast, canale YouTube di Caffè Italia. Un bacio per un addio. Oggi andiamo fra le stelle. Vado fra le stelle, vi ci accompagno, però anch'io ho bisogno di essere accompagnato. E lo faccio con una giovanissima stella. Ma andiamo con ordine. Quali sono gli ingredienti di questa puntata? Dai, usiamo anche un termine neanche troppo vagamente gastronomico. Beh, la freschezza dei 16 anni della nostra protagonista, la passione per la musica e lo studio della musica. Tutto questo sotteso dalla sensibilità di una ragazza che esprime una maturità non affatto scontata. Claudia Sacco, buongiorno. Buongiorno Dario, ti faccio compagnia anch'io con le B e le M tutte... Anche tutta raffreddata, come stai? È così, come te. Come te. Però per fortuna c'è quel tot di voce sufficiente per incontrarti e mi fa molto piacere. Tu batti un record, cara Claudia. Sì? In assoluto la più giovane, classe 2006. Wow, bellissimo, mi sento onorata. Poi mi hai fatto una sviolinata prima, guarda, grazie. No, veramente, sei una giovane stella molto matura, e non lo dico per piaggeria, ma lo dico perché non sono tanti i ragazzi della tua età che non solo amano fare musica, ma hanno scelto la musica proprio come percorso di studi fin dall'inizio. Me lo racconti un po' questo percorso, Claudia? Beh, allora, diciamo che è iniziato tutto grazie ai miei genitori che mi sopportano e supportano ogni giorno, perché è iniziato tutto grazie a loro, perché quando avevo 4 anni loro mi hanno iscritto al mio primo corso di canto, che era un corso propedeutico, quindi proprio quelli in cui apri la bocca, chiudi la bocca, capisci cosa sono le note, così. Però da lì, diciamo, è iniziato tutto. Loro mi dicono sempre che ho iniziato a cantare prima ancora di parlare, infatti andavo nei ristoranti e davo fastidio alle altre persone perché cantavo. Però sì, ho sempre avuto quest'indole musicale che credo sia arrivata un po' da mia mamma, perché anche mia mamma suonava il pianoforte da giovane, comunque a volte le piace cantare, però non si sa, così sono nata così con questa voce canterina, e quindi da lì ho iniziato, ho passato diversi maestri e professori di musica, poi più avanti sono entrata in un coro, ho iniziato a suonare il pianoforte, da lì diciamo è iniziato il mio proprio percorso da cantautrice, da quando avevo 13 anni e insieme a mia sorella Giulia, che ha 2 anni in più di me, ho iniziato ad unire i suoi testi, siccome lei è sempre stata appassionata della scrittura, ha scritto da un po' un libro, quindi abbiamo cercato di unire i suoi testi con la mia musica, abbiamo creato queste demo e da lì è iniziato, diciamo, un po' questo percorso che sta ancora andando avanti, quindi, spero per tanto. Quindi una passione musicale contagiosa, perché c'è tua sorella che ha anche una sua vocazione artistica, quella della scrittura, che però scrive per te. Un bacio per... sì, allora adesso non scrive più mia sorella per me, però ho iniziato grazie a lei. Io all'inizio non sapevo proprio cosa scrivere a livello di parole, io non trovavo le parole giuste, diciamo. Invece adesso ormai sono un paio d'anni che inizio anche io a scrivermi i miei testi, e proprio anche dell'ultima canzone Orione, di cui poi parleremo, sì. Ho scritto sia io il testo che la musica, quindi è iniziata come una collaborazione, adesso mi ha aiutato a partire lei, però adesso mi sta un po' staccando, diciamo. E adesso, per continuare il tuo percorso di studi, sei al liceo musicale a Livorno, giusto? Sì, esattamente, esattamente. E pensate, amici di Emergenze Musicali, che la passione per la musica fa fare strada, perché Claudia Sacco mi diceva nel fuori onda, da dove vive, in quella bellissima località che è Cecina, fa un'ora e mezza di strada all'andata e un'ora e mezza di strada al ritorno per andare a Livorno. Cioè, voglio dire, è volontà questa. È proprio... Sì, è dedizione, aggiungerei io. Ecco, questo sì. lo trovo veramente, veramente molto bello. Cantautrice, quindi adesso scrivi, componi musica e scrivi testi per te. A questo punto io
sei giovanissima, ma te lo devo chiedere. Li hai ascoltati, gli ascolti, cantautori italiani? Certo che li ascolto. Guarda, hai preso la ragazza che ti può dire davvero: io ascolto di tutto, tranne, te lo dico anche, tranne cosa? Neomelodica. Vabbè. E reggaeton. Mi dispiace, ma questi due generi, cioè non dico che li odio, anche perché odiare è una parola forte, e non dico che se uno mi mette una canzone del genere poi non l'ascolto, solo che quando sono nel mio magari non le vado a cercare. Però ti posso ascoltare dalla techno, dalla dubstep anche, quindi vado un po' sull'hardcore, un po' di metal, un po' di rock, ti posso ascoltare anche orchestrale, corale, guarda, di tutto. Allora invito anche te ad andare a scoprire tutta la raccolta di Emergenze Musicali sul podcast e sul canale YouTube, perché guarda, neomelodici non ne abbiamo ancora intervistati. Guarda, molto volentieri. Allora, reggaeton, reggaeton qualche sfumatura soltanto, ma per il resto trovi, e voi amiche e amici di Caffè Italia e di Emergenze Musicali trovate davvero di tutto. Allora, abbiamo parlato di cantautori, io vado lì perché la tua vena è lì. Dei cantautori italiani, chi ti piace? Vabbè, allora, di più è difficile da dire, però io ti posso dire che allora, nelle mie playlist che ascolto, di solito quando ascolto musica italiana ci sono, vabbè, Edoardo De Crescenzo, ci può essere Gino Paoli, c'è Venditti, Baglioni, chi altro c'è? Vabbè, Celentano, chi altro mi viene in mente? Modugno, quindi Lavanoni, grandissima, vabbè, comunque te ne posso fare altri mille perché davvero... poi io sono una molto organizzata, quindi mi divido tutte le playlist per genere, c'ho milioni di playlist e c'ho la mia italiana con tutta la musica che amo di più, italiana, l'ho messa tutta in fila, tutta in ordine, e ogni tanto me l'ascolto e sono ritorno un'italiana felice, ecco. A Roma si direbbe anvedi. Anvedi, allora, io apro una parentesi, abbiamo parlato di cantautori italiani, qualche settimana fa è mancato Giovanni Pezzoli. Giovanni Pezzoli, batterista storico e fondatore degli Stadio, ma Pezzoli ha suonato con tutti i nostri cantautori. Io ne ho un ricordo molto antico. Ma dove vanno, come fanno i marinai, Dalla De Gregori, in chiusura del tour Banana Republic, correva l'anno 1979, De Gregori disse: Giovanni Pezzoli alla batteria grigia, applauso a Giovanni Pezzoli. Mi hai dato proprio l'assist, mi hai tirato il traversone, Claudia, per questo omaggio. Ma andiamo fra le stelle. Questa Orione, questo pezzo, l'ultimo, tu hai, mamma mia, ma quanto hai pubblicato? 13 singoli già pubblicati dal 2020 a oggi, ho detto non a caso che sei una giovane stella, e Orione, la costellazione, è lo scenario, la location, come si direbbe, sì. di questo pezzo, che da un lato ti fa battere il piede, ti fa muovere, però ha un contenuto molto intenso, ce lo racconti? Allora sì, Orione è un singolo che io considero molto toccante, è molto dolce, e si sviluppa, diciamo, su una tematica che viene utilizzata molto nell'infanzia. Ad esempio, quando siamo piccoli e una persona viene a mancare, ci viene spesso detto che questa persona è passata a miglior vita nelle stelle, come dico sempre, che si crea questo legame mistico con il cielo, con queste stelle, dove noi sappiamo che questa persona è su, è in alto, ci guarda, ci aiuta, ogni volta che abbiamo bisogno di una mano lei lo sa ed è lì a guardarci, a cercare di aiutarci con tutta la forza che ha. Quindi ho preso questa metafora e l'ho unita a una storia immaginaria di una mamma che scrive appunto questa lettera dedicata a suo figlio, che è ancora in vita, suo figlio, dove gli dice appunto: te non puoi cedere, io sono qui, e quando non ti ricordi di me, quando non sai più che cosa fare, non hai più la forza di rialzarti, guarda in alto e dilata Orione, ci sarò io.
E qui il cuore del radiofonico 54enne veramente risulta spremuto come limone, perché, cara Claudia, quando ho ascoltato il pezzo la prima volta, mi si è materializzato davanti agli occhi un bambino che esiste, è un bambino vero, un bambino che conosco, e che tutte le sere, dopo il tramonto, si affaccia alla finestra e guarda una stella e saluta la mamma. E quindi questa scena strappalacrime, wow. Davvero, e non lo dico ancora una volta per piaggeria, quando ho ascoltato il pezzo per la prima volta, la lacrimuccia, diciamo che è rimasta lì in bilico, del tipo: che faccio, scendo o non scendo? Amici, un po' come Aldo, non so né scendere né salire, né scendere né salire, esatto. Ma voi, amiche e amici di Emergenze Musicali, glieli dareste 16 anni a Claudia Sacco? Io sto parlando con una collega del mondo della comunicazione, nel suo caso attraverso la musica, e se non lo sapessi direi: ma veramente, chissà che lunga carriera, ma ce l'ha la lunga carriera Claudia Sacco. Dicevo, 13, incrocio le dita, dai, 13 singoli, ma poi non 13 singoli in 5 anni, in 2. Quindi, voglio dire, vabbè, sì, ho iniziato a manetta, perché i primi poi singoli in realtà erano proprio delle demo. I veri singoli sono iniziati da quando ho firmato il contratto con Sorry Mambi Next, la mia etichetta con cui sono in contratto da 2 anni. Però sì, maciniamo pezzi, e sono felice perché poi è la mia vita, è quello che voglio trasformare poi in un lavoro, quindi ce la sto mettendo tutta, dai. E visto che hai citato Sorry Mam, salutiamo Ivana Stepanovic, che è il nostro Gun. Sì. Ciao Ivana, un bacio. Per realizzare questo secondo ciclo di Emergenze Musicali, Claudia, io rimarrei per ore a parlare con te, ma devo fare i conti con i tempi della radio. Allora, rientro nell'ufficialità, perché mi sono lasciato evidentemente un po' andare, quanto mi piace lasciarmi andare. Amici e amiche, tutto quello che avete ascoltato negli ultimi 10 minuti abbondanti, direi, è un fantastico incontro con una stella che sta cercando il suo firmamento, e sono sicuro lo troverà. Si chiama Claudia Sacco, ha 16 anni, ha origini bergamasche, vive nella splendida cornice toscana, fa tanta strada per andare a scuola, per coltivare la sua passione per la musica con metodo. E dove arriverai, Claudia? Lo lascio dire a te. Io non lo so, io spero, incrocio le dita, ci sto mettendo tutta me stessa, tra studio e anche tra mettermi in gioco, ecco, perché poi alla fine lo studio è importantissimo, sono la prima a dirlo, però a un certo punto bisogna anche buttarsi e lasciarsi andare, fare quello che davvero ci piace fare, spingerci oltre i limiti, ecco. Io comunque continuerò a sfornare pezzi, mi sento quasi una panettiera oggi, uno dietro l'altro, vi aggiornerò. Se volete sentire Orione, che tra poco ascolteremo insieme, potete trovarlo insieme a tutti gli altri singoli di cui oggi purtroppo non abbiamo parlato, ma ce ne sarà di sicuro l'opportunità più avanti, perché ce n'è un altro in arrivo, sì. Vero? Ecco, ma nemmeno uno, guarda, non possiamo spoilerare. Allora, Claudia, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te davvero. E diciamo grazie alla mamma e al papà che hanno colto questo talento, e grazie alla sorella. Ci ricordi il nome di tua sorella? Giulia. Ciao Giulia, grazie anche a te. Claudia, in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. Un bacio a tutti, ai miei, a mia sorella, un bacio a te, grazie mille per l'opportunità davvero. Emergenze Musicali, non mi fermerei oggi in questa conversazione, l'ho già detto, ma devo. Dario Albertini firma anche questa puntata così bella, con questa stella di 16 anni che sicuramente ci farà sognare e ci fa viaggiare subito nella costellazione di Orione. Alla prossima settimana, vi lascio a Claudia Sacco. A volte ripenso a tutte le cazzate, le serate tra le risate, quando ancora non c'eri te. Camminavi per terra gattoni, coi cartoni animati in TV, ora ti chiederai perché. Sto capendo che anche un attimo può sembrare un'ora quando ci si diverte. Sto fingendo che domani sarà
sarà un giorno diverso, diverso, e lo faccio solo per te. Quindi amore mio promettimi che quando non avrai intenzione di rialzarti su in piedi, guarderai quella costellazione sapendo che accanto a Orione proprio là ci sono io. E se mi allunghi un po' la mano scambiamo un bacio, un bacio per un addio. Sai, lo so che a volte fa male sapere che al fianco non è una madre, forse è questo che credi te. Ma se guardi lì in alto nel cielo tra stelle e pianeti ed un buco nero, ti potrei sorprendere, sono sempre lì con te. Fingendo che domani sarà un giorno diverso, diverso, e lo faccio solo per te. Quindi amore mio promettimi che quando non avrai intenzione di rialzarti su in piedi, guarderai quella costellazione sapendo che accanto a Orione proprio là ci sono io. E se mi allunghi un po' la mano scambiamo un bacio, un bacio per un addio. Promettimi che tu non me lo dirai mai, così so, così so, così so che sai prenderti cura di te. Amore mio promettimi che quando non avrai intenzione di rialzarti su in piedi, guarderai quella costellazione sapendo che accanto a Orione proprio là ci sono io. E se mi allunghi un po' la mano scambiamo un bacio per